E con l'ingresso di oggi, quello solenne in cattedrale di Monsignor Fortunato Morrone, si è insediato il 96° vescovo di Reggio Calabria Bova. Così, dopo l'ordinazione episcopale ricevuta lo scorso 5 giugno, oggi il nuovo arcivescovo ha fatto il suo ingresso in cattedrale, dove ha presieduto alle 11 in punto la celebrazione eucaristica. Il neovescovo di Reggio Calabria Bova, prima alle 9:30, si è recato a Palazzo Alvaro, sede dell'amministrazione metropolitana di Reggio Calabria, dove ha avuto un breve incontro con le autorità civili, politiche e militari del territorio diocesano. Molto contenti e molto emozionati di aver accolto nella nostra città il nuovo vescovo, il nostro vescovo Morrone, una città che da sempre ha avuto un legame filiale, affettuoso, indissolubile con il proprio pastore, con la propria guida spirituale, in quelli che sono stati i momenti difficili della storia della nostra città, quando abbiamo attraversato guerre, carestie, crisi economiche, fenomeni naturali come quelli del terremoto, ma che è stata sempre vicina e ha cercato sempre il rapporto con il proprio vescovo anche in quelli che sono stati i momenti poi di crescita della città. E noi dobbiamo esattamente interpretare il momento storico che stiamo vivendo in questa direzione. Ci sono le difficoltà dell'ordinario, ma il nostro paese e la nostra città si avviano a un percorso di crescita non soltanto da un punto di vista di pianificazione urbana della città, ma anche sotto il profilo economico, sotto il profilo culturale, sotto il profilo sociale. La diocesi reggina, la chiesa reggina, naturalmente deve essere protagonista di questo percorso e guardare al futuro, naturalmente in dialogo, in sinergia con tutte le altre istituzioni, perché ognuno di noi ha un compito che è quello forse più difficile fra tutti, di essere cioè costruttori di speranza. Il vescovo ha parlato di sogno, ha parlato di visione e questo naturalmente ci infonde un grande ottimismo per le sfide che dobbiamo abbracciare e vincere per il prossimo futuro. Monsignor Fortunato Morrone ha scelto come motto del suo episcopato un'espressione tratta dalle lettere di Paolo Apostolo. Collaboratori della vostra gioia, seconda lettera ai Corinzi, il suo stemma vescovile si ispira allo stemma di Francesco Marino, vescovo di Isola Caporizzuto dal 1682 al 1715. Mi sento a casa, che ho avuto una bellissima accoglienza, le parole del sindaco e del prefetto mi hanno riscaldato il cuore. Credo che su quello che loro hanno espresso e io poi ho espresso a mia volta, mi pare che siamo in sintonia, no? D'altra parte, il nostro, diciamo, motivo di fondo è di lavorare insieme per il bene di questa città. Io ho osato spingere oltre i confini della città metropolitana perché qui sono tutte le energie possibili, lo so per la mia esperienza pregressa che ho conosciuto in questi anni, insomma, su e giù per la Calabria, per il mio ministero. Qui c'è tanta potenzialità che, perché no? Un polo che attrae tutti gli altri, no? Se è vero, così dicono, che Reggio Calabria, ma anche l'arcidiocesi, è quella più attenzionata per tanti motivi, anche come chiesa, allora diamoci da fare, insomma, siamo orgogliosi di questo, però dobbiamo dimostrare di essere all'altezza della situazione. Sarebbe bello veramente che la rinascita, così come ho espresso nel mio intervento, la rinascita della Calabria, parte da qui, no? Dal fondo della Calabria fino agli estremi confini della Calabria, e perché no? Non potremmo essere anche, dai, spingiamoci più in là, sto esagerando un po', però sogniamo, C'è in queste anche parole per. comunque il senso di un'assunzione di responsabilità, E di certamente una responsabilità che si sì. è Quindi, accollato. che non è che stiamo giocando, insomma, no? Ci giochiamo la vita, questo sì, e poi davanti al Signore, insomma, siamo qui per. Lei è partito da un concetto essenziale, la luce. La luce di questa Sì, sala, e sì, sì. bisogna partire dalla luce. La nostra. Se volete, vi faccio una citazione evangelica. Nel prologo di San Giovanni si parte dalla luce, dal verbo, no? Anche dalla luce, certo. La luce c'è anche l'ombra, dicevo, no? Ma è la luce, noi stiamo sempre all'ombra, guardiamo l'ombra e non riusciamo a capire che è proprio la luce che svela le ombre e dunque la bellezza di tutto quello che ci circonda. E quindi io auguro a tutti, come si suol dire adesso nel linguaggio che dice, una buona vita. Allora diciamo buona luce, ecco.
lasciamoci condurre dalla luce che abita la vita di ogni persona. Ha passato la scorsa notte in un istituto religioso nel quartiere Aguilà, da dove questa mattina si è trasferito direttamente a Palazzo Alvaro e poi alle 11, come si vede anche dalle nostre immagini, l'ingresso in cattedrale. Chi ha letto è una mia nipote, viene da Vienna, il suo bambino Christian dice verrà qui per la prima volta l'Eucaristia, perché era fissato questo giorno per la sua prima comunione, allora c'è stata questa bella coincidenza, allora potrei pregare per tutti i nostri ragazzi, ragazze che in questi giorni, recuperando un po', no, quello che non siamo riusciti, brutta sta parola, però insomma a celebrare, ecco, perché questi ragazzi crescono nella certezza di essere amati dal Signore. Capito, Christian? Tu sei amato da Gesù, sappilo bene. Preghiamo. O Padre, concedi alla tua Chiesa i doni sperati. Confidiamo l'intercessione materna del cuore immacolato di Maria per assomigliare sempre di più all'immagine divina che tu hai posto in noi. Per Cristo nostro Signore. Amen.